maestrale di contrabbasso oppure di corsetta. E scendiamo. Ogni volta che facciamo un'andata e ritorno alterniamo degli esercizi per alcuni distretti. Facciamo esercizi per le spalle, rotazioni in avanti e rotazioni indietro. Tutto abbastanza rapido. Facciamo un altro passaggio. E facciamo degli esercizi di mobilizzazione nel tronco, cerchiamo di andare in tutte le direzioni e cambiamo un giro. Facciamo un'ultima volta. E facciamo degli esercizi globali anche per le gambe. Degli squat, si vede degli skip o una corsa cacciata. Ok, bene, adesso che abbiamo messo un bottino in moto facciamo il primo esercizio. Facciamo uno squat jump sui gradini, quindi uno squat, una discesa e un salto sul gradino. Salto, salto. Fine in cima e torniamo di passo, recuperiamo qualche secondo, lo ripetiamo per 4 volte, quindi ancora giù e salto. Ok, e torno. Questo era il primo esercizio. Quindi una decina di gradini, io cucino un po' di meno, ripetuto per 4 volte. Benissimo. Un altro esercizio che possiamo fare è questo. Mettiamo un piede 2-3 gradini sopra, una gamba avanti e andiamo giù. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6, 7 e 8. Sciogliamo lentamente, posiamo un attimo e poi cambiamo gamba. Questi si chiamano affondi bulgari. Mi raccomando, il ginocchio non deve comunque superare la punta del piede. E ne rifacciamo 8 e ripetiamo questo esercizio 3 volte per gamba. Ok, benissimo. Vediamo l'ultimo esercizio. Questo l'abbiamo visto in casa, oggi ve lo propongo sulle scale, è un pochino più semplice. Appoggiamo le mani, in questo modo la posizione obliqua è un pochino più facile. Cerchiamo di tirare sul ginocchio e incrociarlo verso il punto opposto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi una serie da 16 da ripetere per 3 volte. Bene, gli esercizi sono questi. Vediamo due esercizi di allungamento e poi abbiamo finito. Mettiamo la gamba sul gradino 2-3 gradini sopra e andiamo avanti con il corpo, ci appoggiamo sulla gamba che sta sopra,
sentire motivare qui sotto o davanti alla coscia dell'altra gamba. Manteniamo la posizione per 40 secondi, un minuto. Poi cambiamo gamba. Un altro esercizio che possiamo fare è un allungamento per gli adduttori. Appoggiamo le mani per terra, mettiamo il piede sul gradino e andiamo giù. La tensione qui è localizzata all'interno coscia. Manteniamo sempre per 40 secondi, un minuto, e poi cambiamo. Bene, per oggi è tutto, io vi auguro un buon lavoro e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!